nella costellazione dello sport, ministro, che è importante per il nostro paese, un'espressione fondamentale del nostro paese, questo impegno è particolarmente importante, perché significa trasmettere ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, non soltanto la sollecitazione a impegnarsi nello sport, significa anche entrare in una pratica di che mette in attuazione e in campo valori, e quindi che dà alla vita un senso positivo, ma anche trasmettere direttamente questi valori con l'esempio, con le indicazioni, con le esortazioni, con l'illustrazione di quello che non soltanto viene fatto, ma quello che costa anche la preparazione per le imprese sportive. E quindi il senso del dovere, del sacrificio, dell'impegno, delle rinunzie, però delle grandi soddisfazioni che si hanno anche nelle poi avere, esprimere, rappresentando l'Italia, i valori del nostro paese. Io vi ringrazio molto di questo, è un esempio importante ed è un veicolo di trasmissione di valori di convivenza che per il nostro paese ha un grande valore. Vi ringrazio di quello che fate, grazie di questo impegno, di questa attività, grazie anche a coloro che lo fanno come voi, altri atleti che non sono presenti oggi, ma mi auguro che questo possa continuare a svilupparsi, perché è veramente un veicolo che entra facilmente nell'attenzione dei ragazzi, dei bambini, dei giovani, e quindi è un veicolo efficace per trasmettere valori della convivenza. Grazie per quello che fate. Benvenuti ancora una volta e auguri. Grazie. Penso che ho avuto l'occasione per fare gli auguri per il suo impegno. Grazie. E spero che ricordi quanto sia importante il ruolo sport e salute per sviluppare nei giovani, nelle scuole, nei quartieri, nelle periferie, il valore dello sport. È un veicolo, uno strumento di avanzamento, di progresso, di crescita sociale straordinariamente importante. Quindi il vostro compito è veramente di rilievo. Grazie per quello che fa. Porto saluti e auguri. Grazie. Grazie.